possibile, se ti credi a lui col cuore. Io ti chiedo, c'è qualcosa che sia troppo difficile per me, sulla parola appoggiati, confida nel Signore. Con Dio è possibile, sì, tutto è possibile per te. Nulla è impossibile se ci fidiamo del Signore. Le varie testimonianze, i vari racconti dell'opera di Dio sono volte proprio a testimoniare questa realtà, che il Signore è potente e capace di trasformare ogni situazione. Questa volta sarà il fratello Davide a raccontarci dell'opera di grazia che il Signore ha fatto nella sua vita. Signore, sia lodato. Voglio ringraziare il Signore di come mi ha fatto nascere, mi chiamo Davide, mi ha fatto nascere una famiglia di fede evangelica cristiana. E per questo io lo ringrazio, perché da bambino i miei genitori mi hanno potuto dare un insegnamento affinché io possa credere in questo Dio meraviglioso. E vi posso dire in verità, fratelli e sorelle, amici che ci seguono da casa, amici che ci sono qua, che tutta la mia vita è stata un man mano crescente vedendo i miei genitori che invocavano sempre in ogni situazione il nome di Gesù. E mi ricordo qualche flash, qualche cosa da bambino, ricordo che qualche volta aveva la febbre, non riusciva a respirare, e mia mamma e mio padre che si davano da fare di notte per vedere come farmi respirare, e vedevo a un certo punto mio padre, tengo questo flash davanti agli occhi, che si inginocchiava e invocava il nome di Gesù, e in quel momento mi passava tutto, e io di questo lo ringrazio. Sono andato avanti negli anni, ci sono voluti 19 anni affinché poi un giorno ho potuto dare la mia vita al Signore. Mi facevo tutti perché, tutti le situazioni che mi potevano venire incontro, dicevo: ma perché il Signore mi permette questo? Perché non può fare così? Perché non può fare colì? Troppi perché. Fino a che un giorno ho dato la mia vita al Signore, ho detto: Signore, salva la mia vita. Signore, voglio conoscerti, quel Gesù, voglio conoscere quel Gesù che prese la vita dei miei genitori. E in quel momento mi senti qualche cosa, un peso tolto da addosso. E vi posso dire in verità che da quel momento il Signore è stato sempre vicino a me. Momenti tristi, momenti allegri, il Signore è stato sempre con me. E io sono venuto meno sicuramente molte volte, e in quei momenti il Signore mi teneva sempre in braccio, mi ha stretto sempre a Lui. Io per questo lo ringrazio. E veramente posso dire che in ogni difficoltà, in ogni momento, il Signore mi ha aiutato. Nel lavoro, in qualche malattia, in qualche situazione, il Signore è stato sempre con me, non ha mai tolto la pace dalla mia vita. Ho una famiglia meravigliosa e veramente lo ringrazio che ho potuto trasmettere ai miei figli l'amore di Dio. Cioè, in ogni cosa mi viene naturale credere in un Gesù che può ogni cosa. Io per questo lo ringrazio. Il Signore sia lodato. Le famiglie cristiane hanno un aiuto speciale su cui contare, ed è il Signore. Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nel libro della Genesi, al capitolo 5, iniziando la lettura dal verso 21. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tu
Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Possiamo sedere. Enoch camminò con Dio. È un soggetto interessante, perché se Enoch ha camminato con Dio, anche noi possiamo farlo. Enoch è anche una bellissima figura del credente del tempo della fine, perché egli rappresenta il cristiano che attende il ritorno del Signore. Lo rappresenta per una sua specificità, particolarità. Enoch non è mai morto. A un certo momento della vita, in giovine età, anche se 365 anni non ci sembrano pochi, per quel tempo era giusto a metà dell'esistenza, la vita durava di più. Dio lo prese e non lo trovarono più, il che significa che l'hanno cercato, e vedremo poi perché. Enoch camminò con Dio, anche noi possiamo quindi camminare con Dio. Il tempo in cui visse fu un tempo difficile, anche noi viviamo un tempo difficile. È per questo che quest'uomo dal nome interessante ci è di ispirazione. Il suo nome vuol dire consacrato, ma potrebbe anche significare iniziatore e maestro. Dovremmo un po' tutti noi, nelle nostre case, essere così, come quest'uomo che camminò con Dio, essere consacrati, iniziare dei progetti che risultino per il benessere spirituale e terreno della nostra casa, famiglia, e fungere da maestri. Le nostre famiglie hanno tanto bisogno di qualcuno che gli insegni le cose di Dio, perché persone siffatte, così fatte, vanno purtroppo scomparendo. Enoch camminò con Dio. Come ha potuto farlo? Semplicemente con la vecchia grande lezione biblica, per fede. Camminare con Dio è possibile solo attraverso la fede. L'occhio naturale non vede Dio, ma l'occhio spirituale sa discernere, intravedere, dedurre, capire quando c'è il dito di Dio. E se ci sono riusciti i maghi, che appunto erano maghi in Egitto, e a un certo momento, ripetendo, replicando i miracoli con la forza del male, si sono dovuti fermare e hanno detto: questo è il dito di Dio, non possiamo riuscire a ripetere il fenomeno, allora sicuramente ci riusciremo anche noi a saper capire, comprendere l'opera del Signore nella vita degli altri. Lo scrittore biblico agli Ebrei, perché di Enoch si parla anche nel Nuovo Testamento, dice: per fede Enoch, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza che era stato gradito a Dio. Non a molte persone è detto nella Bibbia che risultarono graditi, ma per esempio del piccolo Samuele, che si consacrerà al Signore in una maniera meravigliosa, è scritto che nel tempio dove cresceva continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini. È importante la valenza e la corrispondenza, perché qualche volta si pensa, si crede che se siamo graditi a Dio saremo obbligatoriamente e necessariamente non graditi agli uomini, ma non è sempre così. Coloro che circondavano Samuele, Enoch, capivano che lui era un uomo gradito. La Bibbia dice anche del re Davide che lui andava e riusciva bene dovunque Saul il re lo mandava, e lui era gradito a tutto il popolo, anche ai servitori di Saul. Essere graditi è importante, è la conseguenza di una buona testimonianza cristiana, è la normale conseguenza, risultato di un uomo che, vivendo consacrato al Signore, riesce a essere gradito e a Dio e agli uomini.
Ma lui è anche qualche cos'altro: camminò con Dio per fede essendo gradito, ma anche ristabilì il rapporto con Dio. La grazia compare nella storia biblica della Genesi proprio in queste parti del libro. Ci sono state già 6 volte delle morti. È scritto: poi morì, per 6 volte. Adamo morì, Abele morì, Caino morì, ma adesso con lui si interrompe questa catena di morte e quest'uomo viene rapito in cielo a significare determinate alcune cose. È una grazia, non è un intervento dovuto al fatto che abbia acquistato delle particolari condizioni. In fin dei conti Enoch non ha mai fatto un miracolo a che ci risulti. In fin dei conti non ha compiuto nessuna azione eroica come Sansone, non ha aperto le acque del mare come Mosè, non ha guarito le acque di una città come Eliseo, non ha pregato che scendesse il fuoco dal cielo come Elia. È stato un uomo, tra virgolette, normale, quotidiano. Ma nella sua quotidianità c'era Dio. Questo vuol dire camminare con Dio. E purtroppo altri non l'avevano fatto. Per esempio leggiamo di Enoch, il terzo da Adamo, che si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì a oriente di Eden, poi conobbe sua moglie che partorì e partorì Enoch. Ci piace considerare che c'è sempre speranza in ogni famiglia per avere persone benedette e consacrate al Signore. La seconda cosa che consideriamo è qui che Enoch camminò con Dio in una vita trasformata veramente, oggi diremmo in una conversione vera. E lui questa conversione la visse profondamente, camminò con Dio 300 anni e quando era ancora per quei tempi un giovanotto 65enne generò Metusela. Chi è? Il nome di questo figlio serviva come una testimonianza per i suoi contemporanei. Metusela significa: quando morirà, il giudizio di Dio ricadrà sulla terra. Così tutte le volte che chiamavano Metusela, la gente in fin dei conti sentiva un messaggio biblico. Capita spesso anche nel nostro mezzo. Molti di noi hanno dei nomi biblici, le persone chiedono come mai e abbiamo la possibilità di spiegargli l'annunzio dell'Evangelo della Grazia. Quando chiamavano Metusela, dicevano: quando morirà il giudizio di Dio ricadrà sulla terra. Vieni qua per favore, siediti per favore. Sentite ripetutamente questo significato del nome, capirete che egli già da solo era un vero e proprio messaggio. E così fu, perché Metusela morì nell'anno 1656 avanti Cristo, secondo gli studiosi, ovvero grosso modo l'anno del diluvio universale. E così si verificò: quando morirà, il giudizio di Dio ricadrà sulla terra. Visse sulla terra più a lungo di tutti, 969 anni, e rese testimonianza più di chiunque, predicando già col suo solo nome che quando sarebbe morto il giudizio di Dio sarebbe venuto sulla terra. Camminò con Dio. Quando Enoch nacque, Adamo aveva 632 anni, morirà a 930. E certamente nei momenti in cui vissero contemporaneamente, Adamo ha raccontato a Enoch del paradiso perduto, l'avrà incoraggiato a cercare il paradiso celeste e Enoch se ne è così interessato, pur non essendoci stato, da amare questo paradiso, probabilmente fino al punto che viveva più nel paradiso di Dio del cielo che sulla terra dei viventi. E forse anche questo fu uno dei motivi per cui Dio lo prese e poi
disparve. Dopo aver generato Metusela, camminò con Dio. È importante notare che semplicemente facendo il papà, lui ha camminato con Dio. Già nel nome che ha imposto al figlio c'è una vera e propria esperienza intuitiva, profetica, oseremmo affermare, perché il significato del figlio con quel nome era importante. Quando morirà, il giudizio di Dio ricadrà sulla terra. Camminò con Dio. Ma lui è un esempio di conversione dimostrato proprio nella famiglia, perché dice che visse 65 anni e generò Metusela. Notate, di questa moglie di Enoch non se ne parla come moglie, se ne parla però come madre. La cosa significativa che sembra che ha fatto è che ha generato Metusela. Un uomo che da solo fa un annuncio, un uomo che da solo, crescendo col suo solo nome, dice che un giudizio si sarebbe abbattuto sulla terra. E così fu. Il diluvio venne veramente. Molti cristiani siamo qui e ripetiamo alla gente che questa parola dice: chi avrà creduto sarà salvato, chi no è già condannato. Ma ci sono persone che non ci vogliono credere. Grazie a Dio tantissime altre ci credono, e siamo riconoscenti al Signore di sapere che quel che la Bibbia dice accadrà certamente, perché è impossibile che nessuna parola di Dio possa cadere a terra inefficace. Abbiamo letto che generò figli e figlie. Non somiglia a quei cristiani che accampano scuse: non posso venire in chiesa perché ho i bambini piccoli, non posso venire in chiesa perché ho i figli che devono studiare, non posso venire in chiesa perché i miei figli si ritirano tardi. C'è sempre un problema. Ma invece Enoch camminò con Dio, essendo un ottimo papà, con una moglie che fu un'ottima mamma, che non fece niente di eroico, ma la sua eroicità ne fece un'eroina familiare. Perché sorelle e fratelli, ricordiamo che essere buoni genitori vuol dire essere degli eroi agli occhi del Signore, che fanno il loro dovere. Egli ha testimoniato durante la sua vita, e la sua storia ci insegna che si può vivere qua e fare la volontà di Dio. È per questo che Gesù, nella preghiera sacerdotale di Giovanni capitolo 17, dice: Padre, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Enoch fu un esempio di conversione che dimostrava equilibrio. Egli ha avuto dei figli e delle figlie, una moglie e un lavoro per sfamare i figli, ma con grande equilibrio è riuscito lo stesso a camminare con Dio. Non apparteneva al numero di quelli che sfuggono la realtà: devo andarmene a pregare per un mese, devo andare in pellegrinaggio non si sa dove. Niente di tutto questo. Ha vissuto la sua vita, ma nella sua ordinarietà, quotidianità, lui è stato vicino al Signore. Allora è possibile vivere vicino al Signore, è vero? È possibile essere in questa terra stando vicino al Signore. C'è un'altra cosa che vogliamo vedere di lui, ed è che Enoch camminò con Dio in modo perseverante. Infatti camminare vuol dire, tra l'altro, anche questo: continuare. Quando Enoch nacque, Adamo aveva 632 anni e certamente gli raccontò, abbiamo detto, del paradiso perduto. Questo lo incoraggiò, abbiamo detto, a cercare il paradiso celeste. Ma dovete sapere che sicuramente e certamente, come marito e come padre, è uno che ha saputo fare il suo lavoro. Fu costante, l'abbiamo letto qui nel verso 22, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni. Nel mezzo dei suoi giorni, prima del diluvio, ogni patriarca del tempo ha vissuto il doppio di Enoch. Enoch camminò con Dio, poi scomparve,
perché Dio lo prese? Perché Dio forse si è chiesta la moglie? Perché Dio forse si sono chiesti i figli? Tu ti sei preso nostro padre? Qualche volta diamo a Dio delle colpe e invece c'entrano le aspirazioni delle persone che sono chiamate prematuramente. Il mondo, dovete sapere, che aveva cominciato a corrompersi. Non era più degno di Enoch, lo dice la Bibbia. Di loro il mondo non era degno. E lui viveva forse già in un'atmosfera superiore. L'animo suo viveva nei luoghi celesti, anche se il suo corpo viveva sulla violenta terra. Gli altri videro la promessa delle benedizioni che Dio aveva fatto dopo il peccato a Adamo ed Eva, ma solo Adamo e solo Noè non hanno visto Enoch rapito. Quindi tutto il gruppo di persone di quel tempo, in conseguenza della lunga vita, hanno saputo, visto, considerato, appurato che era vero, c'era una speranza. Non poteva finire ogni storia terrena con il poi morì. Ci voleva l'accensione di una speranza, di una scintilla di fede, ed Enoch l'ha data, perché a un certo momento è scomparso, non si è visto più. E Enoch, grazie a Dio, camminò con Dio in modo vittorioso. Egli vinse la morte, lasciandoci l'insegnamento che la morte si può vincere, e il credente del tempo della fine lo sa. Gesù ha già vinto la morte e ci sarà un'intera generazione di uomini contemporanei al ritorno del Signore Gesù Cristo che non ne sarà colpito. I morti in Cristo resusciteranno i primi e noi viventi, quelli che saranno vivi in quel momento, saremo rapiti, dice la parola del Signore. Gesù è venuto per liberare tutti quelli che per il timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita. E Gesù ci insegna questa vittoria possibile. Ma Enoch ci dà anche la lezione della vittoria sul giudizio. Fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché non vedesse più la morte. C'è una generazione di persone che non vedrà la morte. Non sappiamo se saremo noi o quelli dopo di noi o quanto dopo di noi, ma ci sarà della gente che non sarà destinata al giudizio, non sarà destinata a vedere i guai che accadranno dopo sulla terra. Sono i cristiani che, secondo il nostro avviso, andranno via prima della grande tribolazione e il Signore li porterà nei cieli dei cieli a vivere per l'eternità. Fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato. Che vuol dire? Che l'hanno cercato. Ricordate quando Elia è stato rapito? Chiesero il permesso a Eliseo, ormai in modo evidente successore, ha operato lo stesso miracolo di Elia, le acque si sono aperte, i fatti erano chiari, lo spirito di Elia era su di lui. Ma chiesero: dacci permesso di andarla a cercare. Non andate, non lo troverete. Ma insisterono: va bene, andate. Andarono e ovviamente non lo trovarono. Anche con Enoch fu organizzata dalla popolazione residente una battuta che consentisse a un gruppo di persone di andarla a cercare. Andarono di là, di là, di là, ma non lo trovarono, perché Dio l'aveva preso. Sapete che verrà presto il giorno in cui le autorità di polizia non cristiane, quelli che rimarranno, cioè, riceveranno milioni di denunzie. Cristiani che scompariranno dalla guida dell'aereo, del treno, dell'automobile, dell'autobus. Cristiani che scompariranno dalla classe dove stanno insegnando. Operai che saranno tolti via dalla catena di montaggio, e credenti che non potranno più esercitare il lavoro di poliziotti, e i ladri saranno ben contenti. Denunzie una dopo l'altra. Che è successo?
è successo quel che Gesù aveva previsto. Io ritornerò. Noi lo stiamo aspettando. Benedetto il suo nome. Enoch ci insegna che c'è vittoria sul giudizio. Non fu più trovato. Secondo alcuni lo cercarono anche altri per un altro motivo. La sua devozione personale, cioè la sua vita esemplare. E il messaggio che dava gli dava fastidio. Qual è il messaggio che dava? Beh, Enoch è molto simile a Noè, predicatore di giustizia. Enoch è scritto nel libro biblico di Giuda, che ha un solo capitolo ed è il penultimo libro della Bibbia, profetizzò dicendo: ecco il Signore con le sue sante miriadi. Quindi era un uomo che profetizzava, era un uomo che predicava, ed era un uomo che predicava soprattutto l'imminente giudizio e la sola possibilità, mediante la fede, di scampare e andare col Signore. Questo messaggio dava profondamente fastidio e molti è probabile che l'hanno cercato anche per questo, ma sono stati svergognati. Come lo saranno i nemici della croce che dicono che non c'è un giudizio, che non c'è un Dio, che parlano di un materialismo veramente mortale, buio e tenebroso. Uno di questi giorni loro vedranno la situazione. Uno di questi giorni scopriranno che Dio invece c'è, che la verità esiste, che i cristiani sono rapiti, che tutti noi abbiamo detto la verità, perché esiste la possibilità di un Dio che ama, ma anche di un Dio che domani giudicherà i vivi e i morti. Profetizzò dicendo, era il settimo dopo Adamo. Qui quindi Enoch ci viene presentato come una sorta di predicatore di giustizia, come un buon profeta, probabilmente anche un sacerdote dell'Iddio Altissimo, sullo stampo, sul tipo di Melchisedec, sacerdote a casa sua e con il gruppo che risiedeva dove lui abitava. Era un uomo pio, il tipo d'uomo che Dio avrebbe scelto per rivelare il giudizio del futuro. E non dobbiamo meravigliarci se gliel'ha rivelato a lui. Già il solo nome che ha dato al suo figlio ci ricorda che lui aveva avuto la rivelazione di questo giudizio che stava per venire sulla terra e che venne con il diluvio. Infatti Metusela morì l'anno in cui la terra fu colpita dal diluvio. Visse più a lungo di tutti, rese testimonianza più di tutti, e la cosa interessante è che il Signore ha operato attraverso di lui, attraverso la normalità. È una buona speranza per me e per voi. Enoch camminò con Dio nella fede, in una conversione vera, nella perseveranza e nella vittoria, insegnandoci che si può vivere una vita normale, tra virgolette, normale, e avere il Signore come una speranza viva, da annunziare a tutti gli altri, dicendo ad ognuno che presto Gesù ritornerà e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto. Enoch camminò con Dio. Ci alziamo all'impiedi. Ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi. È un momento molto, molto importante, perché noi crediamo che il Signore vuole benedire qualche anima, vuole benedire qualche giovane, vuole toccare qualche cuore. Forse non tutti sono poi così sicuri che andranno in cielo, ma questo è il momento giusto per ottenere la benedizione del Signore, e noi vogliamo credere che Dio può farlo e che Dio può intervenire nella vita di ciascuno. Se queste parole hanno toccato il nostro cuore, mentre ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso, noi vogliamo domandare al Signore che Egli ci tocca e cambia la nostra vita. Padre, preghiamo
per tutti coloro che hanno ricevuto l'annunzio di questa parola, per chiunque udrà queste parole. È possibile camminare con te, e tu ce l'hai spiegato ampiamente. Il nemico forse ci vuole far disgustare una vita normale, ma è possibile vivere una bella vita normale con te, camminare con te. Ti vogliamo supplicare nel nome di Gesù che tu possa toccare le amiche e gli amici che non sono certi di venire un giorno in cielo con te, che non sono sicuri che l'imminente giudizio del mondo e degli uomini possa portare a loro di scampare, perché non ti hanno ancora accettato. Noi ti vogliamo pregare, Signore, tocca dei cuori, dei nuovi Enoch consacrati, iniziatori, insegnanti, dei nuovi cuori che si consacrino a te. Ti vogliamo pregare, perdona ogni peccato. Fai delle nuove conversioni, delle nuove nascite adesso, in questo momento. E noi crediamo che questo è possibile. E domandiamo che tu possa operare e benedire ciascuno. Nel nome di Gesù. Benedetto in eterno.